Buona giornata a tutti, ben alzati. Cominciamo questa prima puntata di dicembre con il consueto sguardo al nostro calendario. Oggi si festeggia Sant'Egidio. Manuela, brigati. Sarebbe stato il primo maniscalco di Francia. Bisogna fare la fila ogni mattina per fare la pipì qui. Infatti, oltre che dei maniscalchi, è anche... Pucci. Bello lui. Pucci. Dai, gioca, su, opla. Manuela, te la potevi fare la sera la doccia, no? Te l'ho detto mille volte. Brigati! Scappa la pipì addosso. E adesso apriamo la nostra... Non mi scappa? Ricordando che oggi scade il termine per il pagamento ai comuni e alle concessioni. Manuela! E non urlare, che ti sentono i vicini. Ci vuole una casa con i doppi servizi. Immergete nella vostra vacca quando ne avete voglia, e questo è importantissimo. Non sarete mai legati da nessunissimo appuntamento. Lo fate a casa vostra quando ne avete voglia, e soprattutto avrete un grandissimo risparmio, perché lo sapete perfettamente. Poi questa casa è piena di spifferi. Si gela, non senti? Buongiorno, vediamo subito i titoli del nostro giornale. Ma se mi viene perfino mal di testa per il caldo che fa la notte. Secondo me è la pressione alta. Scusa, ma perché non ti fai un check-up, eh? 117 persone a bordo. Il 68% dei cubani ha votato per il referendum. Stazione poco affollata, treni soppressi, ritardi nelle partenze e negli arrivi, con pesanti disagi per i viaggiatori. Così vota sempre comunista tu, eh? Termini di Roma nel pieno dello sciopero dei comitati di base di capitreno e controllori che termina alle 14. La decisione alla protesta non è stata a livello di quella dei macchinisti dell'altro. Marzia! Oh, vieni più che ti cambio, io non devo pagare che ti cambio. Ma certo, tutto il bagno si è preoccupato. Oh! Eh? Oh, sai cosa facciamo noi? Ci compriamo un'altra casa con tre bagni, eh? Piacerebbe avere tre bagni? Ci sto anch'io? Ci stringiamo o ci stiamo tutti? Ci stringiamo. Buongiorno. Oggi tutti in macchina. Tutti in macchina. Tutti in macchina. Thank you.
non ci fossero i Cobra, le macchine sarebbero sempre coperte con i teloni. Gran bella linea la sua. Anche la sua però non scherza. Un passo qua, un passo là, e la vicina continua a protestare, il nostro vecchio gatto è diventato matto, insieme alla vicina la samba vuol ballar. Un passo qua, un passo là, e la vicina continua a protestare, invece del ditino lui agita il codino, con passo birichino fa tutti strabiliar. Un passo qua, un passo là, e la vicina continua a protestare, miau.
stato matto, e insieme all'amicina la samba vuol ballare. Invece del ditino, lui agita il codino, con grazia di vicina fa tutti strabiliare. Un passo qua, un passo là, ma l'amicina continua a protestare. Il nostro vecchio gatto è diventato matto, e insieme all'amicina la samba vuol ballare. Qua, un passo là, ma l'amicina continua a protestare. Il nostro vecchio gatto è diventato matto, e insieme all'amicina la samba vuol ballare, la samba vuol ballare, la samba vuol Ho preso un mahant, 20.000! Compro, fratello, costa poco! Ciao, bimbo! Ciao! Ciao! Ah, rispondo che ho preso un mahant, non sono solo per il bimbo, sì. La 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 la, compro, bello, oh, amico! Compro solo una cosa, Rolex! Prima la cara, la compro, sono molto bello! Scusi signora, non vorrebbe fare qualcosa? Ehi amico, fratello! Ciao amico! How now? Right there now, I take this to beg you, because it's on a very very good price, no. No, vera fare amico, compra! Questo costa poco! Guarda un po'. Non mi interessa, guardi, no. Questo qua lasci costa stare, molto. No, no. Va bene, prego. Questo qua, vera Rolex. No. Aspetta, non ne voglio, no. Questo vera Rolex. Vede, non lo porto l'orologio. Questo qua, vera Rolex. Questo qua va buonissimo. I tengo a beg, make you help me. Non porto l'orologio, mi dà fastidio. Mi dà fastidio il metallo, sia gentile. Voi mangi, io mangio. I tengo a beg, you will save. This one, take good, well, you will save. No. This one. Ecco, appunto. Dove è l'orologio? I saw you. Guardi, sia gentile, guardi, non, vada, per favore. Poco. Oh, Rolex! Amico, bello la tua mano! Only this one, I think I beg you, make you go stand for the team on set. All these kind guys on set. Oh, because of my hand. Only this one. Yeah. Oh, because I'm in the world. Adesso. Dove posso uscire? Ehi,
calma. No, lasciatemi, lasciatemi, vieni fuori! Vieni fuori! Vieni fuori che ti sistemo io! Vieni fuori! E lei mi faccia da testimone! Scenda giù da questa vecchia carretta! E due? E due che cosa? Ha visto cosa mi ha fatto quello lì? Mi ha rovinato la macchina! Una mano pesante lei, eh? Quale mano pesante? Scenda giù da questa vecchia carretta! Com'è che l'ha chiamata? Scusi. Crede di essere seduto su una Maserati? Vai! Thank you.
ragazzi, a scuola, dai. Imperatore! A scuola! Ma l'ha fatta la revisione? Mi deve scusare, ha ragione. È che devo tenere il gas continuamente, perché sennò la macchina mi si spegne, hai capito? Prima dei ragazzi mi hanno spinto. E se non c'era lo sciopero, sarei andato a lavorare o in pullman o in tram. Prego. Do anche la patente? In queste condizioni non può circolare. Non insista. Beh, certo, è un po' vecchiotta, eh. Però ci sono affezionato. Non se lo faccia più ripetere, o si sposta o chiamo il carro attrezzi. Così non può circolare. Avanti. Allora mi sposto. Mi scusi, ma... Se la disturbo. Senta, scusi? Eh? Avete se può farmi un favore, mi si è fermata la macchina, non riesco a più farla partire. Cosa vuol che le faccia con la macchina lì? Senta, scusi? Ma senta, ancora qua? Ma sei gentile, guardi, mi può dare un'occhiatina, breve? Un attimo solo, sei gentile. Vabbè, vabbè, apre il cofano. Un attimo. Ma qui brucia tutto. Ma come brucia? Ma cerchiamo di spegnere. Oh, scusi. Ma cosa fa? Ma lasci stare! Lasci stare! Ma è grave! La sente? La sente la puzza? Ma quale puzza? La vuol proprio sapere? Qui è tutto sfasciato. Ma come? Guardi, senti, mi spieghi un po', io non me ne intendo molto di macchine. Quello guardi, qui è bruciata la guarnizione alla testa. Si sono inchiodati i pistoni. Senza parlare poi del radiatore. Ma questa macchina è... Senta, qui c'è un capitale da spenderci. Perché è ammesso poi e non concesso di trovare i pezzi di ricambio. Guardi, segua il mio consiglio, la porti da uno sfasciacarrozze. Una gru di servizio alla coda numero 2. Una gru di servizio alla coda numero 2. E lei cosa fa lì in mezzo? Si sposti? Mettersi in coda? Coda, forza! Ma spostala! 68, avanti, serrare avanti! Spostala! Fiat 1500 del 66, portarsi avanti! Detto. Consegnate i certificati alle persone incaricate. Serrare avanti. Oh.
via di Granduce del 58, non è in regola con i certificati di demolizione. Anche lei non ha passato la revisione, eh? Fregato. Eh no, l'ho passata sì la revisione. E allora che ci fa qui? Mi hanno detto che fuso il motore e così l'ho portata qui. Insomma, vuole vedere? Vi faccio vedere, aspetti, eh. Venga, venga, adesso vi faccio vedere. Ecco. Che ne dice? Sì. Via di Granduce del 58, non in regola con i certificati di demolizione. Togliersi dalla coda. Via di Granduce del 58, non è in regola con i certificati di demolizione. Togliersi dalla coda. Togliersi dalla coda. Ma che mi stanno facendo, scusa? Tu guarda, mi piace questo. Pensare che dobbiamo anche pagarli. Pagare chi? Quelli della demolizione. Ma perché? Non lo sa. Ma non era il contrario, scusi? 20 anni fa. Ma scusi, ma serve... Il certificato di demolizione. Se vuole. Conosco un tale che gliene può fare uno falso. Ci vogliono più di 6 mesi per averli autentici. Cosa? E quanto costa? Ma io non so, ecco. Costavano gli 60, 2 milioni e mezzo, incredibile! Era la macchina dei ricchi, la macchina del boom! Se lo ricorda! Del boom! La Porsche! Well, look at that, look at that, look at that, look at that! La Porsche. Oh, ah, oh, ah, oh. Che meraviglia. She's so fine, fine, fine. She's so fine, ai, 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 and she's so fine. Oh, guarda, guarda. È già là in fondo. Che bomba, stupenda. Vai. Oh, 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 oh. Ancora 110, sì, così, vai! Dai, non fare lo scemo! A 110, sto a 110, vai, così!
date. Si fai. Si fai. Si fai. Si fai. She really fills the clothes from her head to toe. I want the world to know. I love her, love her so. She's all right. She's got just what it takes. She's got what it in mezzo alla strada. Ma dove vai? Ma dove vai? Dove vai? Ma non vedi che non vanno neanche i semafori? Ma mi capisce? Ma lei non sta bene? Si faccia curare, ma sposti quella macchina. Fatti un check-up. Oh! Ma dai! Mi lasci! La lascio, i semafori non vanno, questa è qui in mezzo alla strada, la sposti! Lei deve stare calmo. E sto calmo! Le prego, sto giorno che vado in giro con questa macchina. Stia calmo, eh? Adesso le faccio e vedere. Cosa le è successo? Stia buono, per favore. Guardi! Venga a vedere, venga a vedere. Cosa? Senta. Ecco, senta, tutto bruciato, ha visto? Sento l'odore, senta! Guardi, questa è la stina dell'olio. L'ha mai vista una stina così? La vede? Senta, vuol vedere ancora? C'ho altre cose da farle vedere. Guardi, venga. Dove va? Dove va? Va via, eh? Non va? Sta male, scusi. Vuole che chiami un'ambulanza? Tutto bene, non si preoccupi, è lei che devo portare a casa. Può vedere la patente? No, io veramente stavo andando a casa. Siete tutti uguali voi vigili, me la volete portare via col carro attrezzi, con la gru. Non si preoccupi, solo un piccolo guasto. Guarda che ci sono le guardie. Uomo avvisato! Mezzo salvato! Ma
Oh. Oddio. 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 Quello è vecchio. Ma che gli fai? L'hanno proprio preso. Oh, qua è meglio andarsene, bella, eh? Se no rischiamo di essere presi anche noi, eh? Ti porto a casa. Ti porto a casa, sì. Ecco, qua c'è la discesa. Ecco, ecco, ancora uno sforzo. Ecco.
È venuto anche lei a lavare la macchina? Ma non mi sembra molto sporca. Perché c'è un lavaggio qui. Eh? Cosa crede che stiano facendo? Non vede? Ma sono tutte macchine un po' in là con gli anni. Come la sua. Sono arrivato giù dal ponte con la macchina e c'è il motore che si è bruciato. E sono arrivato fin qua. È un motore che non funziona. Vuole vedere? No, no, le credo. Ma conviene che si levi da qui adesso. Sì, ma... Ma come faccio a portarla via col conduttore bruciato? Conviene che la faccia sparire. Se ha il motore scoppiato, è inutile portarsela dietro. Sì. E dove? Capo, dobbiamo lavare anche questo. No, no, di agli altri che è tutto a posto. Va bene. Questo signore è un nostro cliente. Non è vero. Ok, ragazzi, è tutto a posto. Meno male, via. Via, via. Forza! Avanti! Vieni! Visto? Questo è quello che si intende per farla sparire. E se dopo la ripescono e trovano il proprietario, eh? Ma senza targhe e col numero di telaio limati. Chi vuole che lo scopra? Ci dà 100.000 e noi facciamo tutto. Dalla limatura alla spinta. Lei non si deve preoccupare di nulla. Di nulla. Si mette in coda e aspetta il suo turno. Ci vuole molto con il buio. Al buio, al buio. Al buio. Dopo queste macchine, tocca a lei. Si mette in coda. Io vado. Vada, vada. A proposito. Dica. Stia attento alle guardie. Non mi dica che ha paura. Deve fare il palo. Come? Il palo. È della regola che lo faccia sempre chi è in coda alla coda. Oh, forza, forza, bello. Su che non abbiamo tempo da perdere. Su, su. Su che c'è un nebbione e non si vede a 2 metri. Su. Oh. Questa nebbia mi fa morire. Su, su, su. Su, bello, apri il capo, per piacere, subito, subito. Bene.
il nebbione giusto stanotte, Non si preoccupi, che fra un po' è tutto finito e torniamo a casa. Maledetto inverno! Maledetto inverno? Guardi che lei deve fare il palo, eh? Eh? Il palo! Il palo? Devo fare il palo. Sì. Faremo a pagarla. Ma dai, la paghiamo a rate. Lo fanno tutti oggi. Ma non è meglio quella lì? Quella? Oh. Ma no, ma guarda quest'altra. È molto più spaziosa. E poi, mica resteremo solo in due, no? Thank you.